un'utopia credere ancora nella pace? No, credo che non solo sia necessario, anche per collegare un privato, una vita migliore a un pubblico, cioè a una società che sia migliore, ma perché oggi più che mai, con un mondo che si mercifica, si aliena, è pieno di guerra e senza futuro, essere pacifisti non è solamente un'utopia, ma è anche, come dire, efficace, cioè è necessario un mondo senza guerra, perché vogliamo appunto un mondo in cui l'acqua sia bene comune, vogliamo un mondo in cui l'informazione, la cultura, la vita sul serio sia un bene comune, e non siamo invece tutti un meccanismo e uno strumento di una macchina di guerra che tutto distrugge. Quindi essere pacifisti non è solamente da anime belle, ma è anche della politica reale. Cosa ne pensa della situazione che si è creata a Lampedusa? Cosa sta facendo quello che sta facendo il nostro governo a Lampedusa? Io penso che a Lampedusa il nostro governo si sia comportato in maniera pessima. Perché? Perché ha creato la paura dell'invasione per scatenare appunto le persone, le donne e gli uomini contro i migranti, mentre invece i migranti sono una parte della nostra società futura, della società cosmopolita, meticcia, e quindi l'accoglienza è un dovere per noi. Lei crede che sia un'utopia credere ancora nella pace? No, innanzitutto è una necessità, perché la guerra sta dimostrando sotto gli occhi di tutti che non risolve i problemi che dichiara di voler risolvere, in realtà li esaspera e rende profondi i solchi che dividono l'umanità. E questo ennesimo atto di guerra che si è scatenato nel Mediterraneo, oltre ad essere molto vicino a noi, a minacciare il nostro futuro più concretamente che in altre occasioni, in realtà non farà altro che soffocare anche quelle istanze di rinnovamento, democrazia, che proprio nei mesi scorsi si sono sollevate nel Maghreb. Quindi io penso che ci sia la necessità che le Nazioni Unite ritrovino il ruolo che a loro, che compete a questa organizzazione, cioè quella di evitare le guerre, non legittimarle di fatto o crearne le condizioni. Quindi trovo che sia molto importante questa mobilitazione, e che questa mobilitazione trovi un seguito lungo i territori di questo paese e si leghi alle mobilitazioni per aumentare la democrazia. E se ci sarà più democrazia, sicuramente verrà fuori la voce dei cittadini italiani che, come dimostrano anche i sondaggi, non sono certamente per la guerra, ma sono per esperire prima delle guerre tutte le azioni diplomatiche, le azioni politiche, che sono quelle tra l'altro che sono privilegiate dalla nostra Costituzione, che ripudia la guerra. È un'utopia credere ancora nella pace? No, 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 mica ci saranno così tanti utopisti, intendo, in giro. No, 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 non può essere un'utopia. Nonostante stiano lavorando con grande metodo nel convincerci tutti quanti che è una guerra persa, forse hanno ragione, perché non è una guerra, e quindi non c'è da vincere o da perdere, c'è semplicemente da fare la pace, anzi da essere la pace. Ma la situazione di Lampedusa francamente non lo dimostra? La situazione di Lampedusa è la situazione di una popolazione che si trova sotto assedio in questo momento per accadimenti di varia natura, politici, geografici, storici. E in realtà il governo italiano ha fatto guerra all'isola di Lampedusa da anni, ma soprattutto in questi ultimi due mesi ha dichiarato una guerra spietata, e ultimamente, cioè un paio di giorni fa, addirittura è andato a prenderlo a pernacchie il popolo di Lampedusa, come si fa normalmente da conquistatori nei confronti di un popolo vinto. Ma i lampedusani, quelli veri, non quelli che vogliono farci credere che esistono attraverso i media, almeno i media più diffusi, non sono in guerra, sono in pace, e lo dimostrano con gli atti da anni a questa parte. E l'importante è che noi tutti non abbandoniamo i lampedusani e lavoriamo per promuovere la pace nel mondo e la pace a Lampedusa, aiutandoli, supportandoli, facendo sì che il carico di immigrati che per questioni geografiche Lampedusa riceve sia ripartito non solo in tutte le regioni d'Italia, ma in Europa, perché questi abitanti del Nord Africa non vengono in Italia, vengono in Europa, ed è giusto che l'Europa sia pronta a riceverli e a accoglierli. Pensa e credo che sia un'utopia necessaria in questo momento. Di fronte a tutto quello che sta succedendo, io credo ci sia bisogno di ripensare
con dei pensieri, come si direbbe, perché siamo di fronte a un passaggio epocale, c'è una crisi del modello sociale di sviluppo. Anni, non è accettabile che chi ha prodotto questa crisi decida anche come uscirne. E io penso che rimettere al centro il lavoro, la pace, i diritti e la democrazia sia l'elemento di fondo per costruire un diverso modello sociale e un diverso paese. La situazione delle Marchionne. Marchionne sta aiutando la Fiat? No, io credo che il disegno di Marchionne sia quello di portare il settore dell'auto dentro a Chrysler. E questo vuol dire indebolire la produzione in Italia e continuo a pensare che alla lunga il progetto è che la Chrysler che comprerà l'auto Fiat con tutti i problemi che questo determina. Trovo un po' assurdo che nel paese il governo, la politica non si rendano conto di quello che sta succedendo e del rischio che questo processo porti solo a un indebolimento dell'industria nel nostro paese. Buono per avere un salto, come si dice, di buona volontà, un po' di, come si dice, di fiducia a vedere queste cose qua. Io spero che funzionino, perché quelli che ci sono lo fanno veramente in buona fede. E finché c'è la buona fede può darsi che attecchisca e sia contagiosa. Però sono momentacci. Cosa pensi della situazione di Lampedusa? Beh, su quello che la trovo imbarazzante, proprio imbarazzante, perché ho letto delle cose di questi di Medici Senza Frontiere, di Amnesty International, dove credo che la maggior parte delle cose sia stata fatta veramente dai lampedusani e da quei quattro, i poliziotti che c'erano piuttosto che i finanzieri, cioè mi sembra che sia stata una cosa come se fosse un'azione di volontariato e non ci sia stato dall'inizio, addirittura il centro d'accoglienza era stato chiuso. Io quando sento anche la Boldrini che parla queste cose qua, cioè è stato chiuso anche il centro, hanno dovuto insistere per farlo aprire quando arrivano gli sbarchi, come se fosse un problema che non c'è, inesistente, cioè come se non parlare, non guardarlo funzionasse, sai, una propaganda puramente politica che si fa col premier che c'è adesso, cioè indovina una specie di cosa mediatica e di comunicazione che è quella lì, cioè non si ritorna sulla spazzatura di Napoli, non si ritorna su tutte le cose che ha dichiarato che ha fatto, e lì è uguale, basta non far vedere che non ci sono, poi dopo 3 giorni si spera che passi. Però questo è veramente un esodo infernale, e il nucleare di là è, possiamo far finta che di niente, ma tanto poi mangeremo quella roba, faremo quelle cose lì, quindi secondo me conviene prendere coscienza che c'è una situazione terribile, disastrosa, e cominciare a capire cosa si può fare, insomma. Ma io non lo so, perché faccio il cazzaro di una vita, però non ho proprio idea. Però magari puoi aiutare gli italiani ad aprire gli occhi? Ma io non ho idea degli italiani, penso che poi la problematica del fatto che non si arriva a fine mese, la disoccupazione aumenta, il discorso delle donne, dei giovani, poi il sud, cioè ognuno c'ha mille cazzi per la testa e ognuno c'ha i suoi, e quando uno torna a casa in una miseria di situazione, di cose che uno c'ha che non gli vanno mai bene, e siamo tutti, adesso io sono più miracolato per alcune cose, però per altre siamo tutti un po' su questa barca, cioè uno difficilmente poi pensa ai grandi numeri della politica del futuro, alle cose sul verde, sul nucleare, sull'ecologia, cioè uno sta a casa e ha i suoi piccoli microspazi, piccoli regni dove deve fare micro guerre continue con la vicina di casa, è un po' la politica della Lega che è stata come dice, fortunata da questo punto di vista, l'ha azzeccata molto bene. Però non si risolve nulla, secondo me, nulla. E secondo me può darsi che con queste cose qua, sicuramente, cioè, meno male che ci sono, e lui poi, sai, in questo caso è molto un carisma forte, poi Gino ce l'ha forte, per Teresa, poverina, che non è qua, è già un momentaccio per tutti, solo, infatti non ci si pensa, tanto c'è uguale, ma chi se ne frega, però sicuramente, però lui lo vedo stanco, e, cioè sarebbe uno che non dovrebbe manco andare in TV strada, non so come dirti, dovremmo tenerlo nei posti a operare, tanto serve più là che qua, per noi, per tutti, e la gente dovrebbe essere, ma sai, poi con quelle banalità, no? Essere contro una privatizzazione che si diceva prima dell'acqua, contro una cosa nucleare, contro la guerra, dovrebbe essere una banalità talmente che è come dire, siamo a favore del fatto che bisogna respirare, è talmente inutile, senza si muore, quindi... Però stiamo un po' tirando dritti, non so cosa. Come se ci fosse una fine del mondo, molto in Maya. Come se veramente nel 2012 che se ne frega. Ecco, c'è cioè una sorta che ogni giornata è una.
è una fine del mondo. E secondo me è un po' difficile per le famose generazioni, tanto il mio è un vecchietto, capito? Ma tu pensi che con la fine di questa legislatura gli italiani voteranno ancora Berlusconi? Io sono terrorizzato dalla fine della legislatura, sono terrorizzato anche da chi può prendere il posto di Berlusconi, perché poi non vedo, cioè vedo poca roba, cioè con una politica di questo tipo doveva durare 15 giorni questi. Cioè una volta che uno fa le leggi ad persona, fa le tutta questa roba, cioè è impossibile che ci sia i campi, eppure sai, l'utilizzo mediatico, giornali, televisione e tutto sembrava non servisse, però io non ho mai sentito la gente che si interessava alla magistratura. Cioè a me, al mio bar siamo quattro disgraziati, tre operai, un disoccupato, parlavano solo di calcio, io non ho mai sentito parlare, non sapevo neanche cosa fosse il PM. Dopo 8 anni di PM sono contro, a un certo punto uno ti dice però ce l'hanno con Berlusconi perché sono contro, senza manco capire, quindi voglio dire, funziona questa baracchetta che ci abbiamo in mano e quella robetta lì, qua è in fase omeopatica, però a grandi colpi funziona, perché sennò la gente non pensa più a, insomma, siamo veramente un po' allo sbando. E poi se vedi la qualità dei politici che ci sono, ora con tutto il bene del mondo, c'è la Minetti che dice non starei male alla Farnesina, cioè è un momento veramente dove sembra che abbiamo superato un po' troppo il segno, questa cosa che sembra un po' Disneyland, questa cosa qua. Poi se fosse un paese dove va tutto bene, l'Europa va bene, siamo tutti a cavancia, il problema, arrivano a Lampedusa quelli molto ricchi come Silvio, se questo sai, compra una villa e ha risolto il problema, però ahimè non è così, però la gente lo vede come, non so come, non saprei, insomma la domanda era dopo lui cosa ci sarà, poi dopo lui il diluvio veramente, cioè nel senso che dopo non ho proprio idea. Dopo lui la rivoluzione? Ma no, io ci manca solo la rivoluzione, è già un paese di... Bisognerà ovviamente mandar via Berlusconi per far rinascere l'Italia. Berlusconi solo, la gente deve capire che deve andare a votare e votare contro Berlusconi, poi per me potrebbero metterci anche un paracarro, cioè mi va bene il tutto, e è chiaro che non mi sta bene il centrodestra, non mi sta bene alcuni di destra, Fini che adesso è diventato, cioè vi ricordo, Fini era la Diaz, Fini era, viene da un partito fascista, Fini, cioè Fini è quello lì, suo cognato c'ha la, cioè è quello lì che dicono loro, non è che meglio, però non può portare via a quegli altri tre di sinistra ogni situazione, ogni, cioè no, questi non, dico, col nucleare sono usciti adesso perché è andata male, se no c'avevamo il PD secondo me che ti tirava con chi contesta, così tirava dentro al nucleare, non c'è, però la gente dice piuttosto sono tutti uguali, sei tassisti, sono tutti uguali e questo è quello che passa, quindi anche se andassero a votare in 4 o in 5, 3 votano Berlusconi, ce l'abbiamo lo stesso tutti, quindi secondo me il primo sforzo è andare a votare indipendentemente da, turandosi il naso, il culo, la bocca, il covo vomitando sulla scheda, cioè ce li metti e poi gli dici state a sentire, questa cosa qua Bengodi dura con 2 anni, va in pensione con 30.000 euro al mese, con le macchine, le zoccole, le segretarie, vi tenete quello che vi pare, non ci rompete i coglioni, arretrizzate un po' sto paese. Io sono per una cosa, sarebbe la follia, sarebbe un golpe militare di militari illuminati che non esistono. Cioè qualcuno che per tre anni dice adesso avete rotto le balle, blocchiamo tutto, tutti a casa a lavorare, tutti rimessi in carreggiata, dai capezzoni a tutti, e questi per 3 anni bloccano tutto. Il problema è che questi qua se lo fanno i militari dopo 3 anni non se ne vanno più, allora ci vorrebbero gli UFO. Ecco, forse gli UFO. Forse gli UFO. Votiamo UFO, non so cosa dire. Votiamo UFO. Però andarci, perché poi conosco tanta gente al bar che sono o di lotta comunista, come impegnatissimi politicamente, con grandi discorsi, discussioni in giornali, però non vanno a votare e gli sembra tutto uguale, ma però non puoi, cioè quando vai a votare hai accettato quello che c'è e non parlare più di politica. È come quelli che parlano di calcio ma non giocano a calcio, insomma è come noi che vediamo i porno e pensiamo di trombare, è diverso, non è così, è un'altra cosa.